650. Adesso saremo curiosi anche di conoscere il punteggio della Sachenko, mentre la Latour è chiamata a raccogliere una eredità piuttosto pesante della ginnastica francese a livello internazionale. Quarto posto a Saragozza per la Serrano, ma soprattutto grande prova anche all'Olimpiade con un quinto posto dietro Barsuco, Varaskina, Kabaeva e Bitrichenko. Tra l'altro forse la Serrano è stata particolarmente sfortunata proprio perché ha incontrato queste grandissime, queste gigantesse della ginnastica ritmica, altrimenti è stata sempre una ginnasta molto innovativa, anche con la scelta delle musiche molto raffinate. Sì, molto raffinata e molto, molto personale, molto, molto elegante è sempre stata Serrano. È molto particolare proprio il suo lavoro in pedana. Purtroppo questa ginnasta direi che è abbastanza lontana da quelle che erano le performance di Serrano. Abbiamo anche un pochino tempo perché ha 17 anni, ancora durante natura. Adesso la Serrano agli inizi non era particolarmente nobile, anzi la Serrano era un po', adesso non vogliamo esagerare come termine, ma un pochino legnosa lo era, ha acquistato moltissimo nella parte finale della sua carriera. Sì. È andata sempre più affinandosi sia da un punto di vista tecnico sia anche come qualità fisiche. Aveva una base coreografica eccellente, questo è abbastanza importante nella costruzione di una ginnasta. E poi alla fine aveva gli esercizi che erano veramente, veramente molto personali, perché penso che alla fine con l'esperienza che aveva si ricostruiva, per cui non avevano gli standard che si trovano di solito negli esercizi che costruiscono le istruttrici. Abbastanza